Quello che vedete è il particolare di un capolavoro di Pietro Peffetti, il re degli ebanisti e l'ebanista dei re. La storia che vi raccontiamo oggi è la storia di un grande ritorno, il ritorno di questo capolavoro nel luogo dove è stato pensato e concepito, Palazzo Chiablese. Oggi siamo a Palazzo Chiablese, il palazzo sede della sovrintendenza, che anticamente, collegato a Palazzo Reale, faceva parte del sistema della zona di comando. È doveroso però fare un salto indietro di 2 anni, a luglio del 2018, quando qui a Palazzo Chiablese, durante una conferenza stampa, i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio, qui di Torino, hanno presentato il ritrovamento di questo mobile che precedentemente era detenuto illegalmente all'estero. Ed è stata una giornata storica perché il mobile mancava dal 1943 a Palazzo Chiablese. Successivamente è stato restaurato interamente dal Centro Conservazione e Restauro della Veneria Reale. La seconda giornata storica, appunto, è quella del 24 settembre 2020, quando il mobile torna in questo ambiente, uno dei più belli che abbiamo a Torino dal punto di vista rococò, progettato da Benedetto Alfieri nel 1764. Si tratta dello stesso ambiente di rappresentanza, peraltro utilizzato ancora recentemente, fino a pochi mesi fa, dagli uffici della sovrintendenza, che hanno ospitato dal 1850 l'alcova della camera da letto dei duchi di Genova, per capirci, i genitori della regina Margherita. Questo ambiente viene gravemente danneggiato durante il bombardamento alleato del 13 luglio 1943. Uno spezzone incendiario danneggia ma non distrugge questa sala e fortunatamente il mobile Peffetti non è presente in quel punto perché precedentemente era stato portato in salvo al castello ducale di Alie. Da lì, poi, dal dopoguerra, sparisce per ritornare nel 2018, qui a Torino, grazie ai carabinieri. Il pezzo più importante della sala è però lo spettacolare mobile a doppio corpo di Pietro Peffetti. L'opera è una scrivania con scansia ad Ali Pencil del 1768 e documenta la fase tarda del più celebre ebanista piemontese, in cui la ricchezza dei materiali impiegati, come la madreperla, il bronzo e l'ebano, si coniuga con un alleggerimento delle decorazioni perfettamente in linea con il gusto alfieriano. Ed è curioso, a conclusione di questo video, considerare che nel 2020 si è portato a termine il restauro di un danno bellico, dopo 75 anni dai bombardamenti.